Assessore, la presentazione della linea 2 della metropolitana a Torino. Sì, oggi è molto importante per me perché non solo verrà completato il progetto da disciplinare di gara che verrà consegnato alla città a dicembre, ma oggi partiamo con il vero progetto e quindi rilanciamo un progetto preliminare definitivo completo di tutta una linea che riguarda quindi anche la zona nord, la zona sud, oltre i confini di Torino, proprio per avere una metropolitana in futuro che abbia un'offerta adeguata alle esigenze reali della popolazione, non un tracciato monco. Quindi il nostro obiettivo è arrivare a settembre 2019 a richiedere al Ministero il finanziamento di tutta l'opera. Cosa succederà quindi a Torino? Avremo un'infrastruttura molto importante, ovviamente ci vorranno degli anni, nel frattempo stiamo rivedendo la rete di superficie e questa linea verrà ricalcata quindi nei prossimi anni da una linea di forza comunque su strada, proprio per anticipare questa linea importante. Quali sono i numeri di questo progetto? Beh, innanzitutto avremo 300.000 auto, 300.000 spostamenti in meno al giorno, diciamo, assorbiti dalla metropolitana, di cui 170.000 vengono fatti ad oggi in auto, quindi una riduzione importante di CO2 più o meno stimata su 30 milioni di tonnellate l'anno, e questo per noi è un successo. Il tracciato della linea 2 quale sarà? Il tracciato della linea 2, oltre a quello base, diciamo, da disciplinare che attraversa la città di Torino, avrà in più l'estensione verso San Mauro VII e verso Orbassano. Non riguarderà il braccio verso Bengasi. Quello che è importante da dire è che sia verso Rebaudengo che verso Bengasi non verrà chiusa su se stessa la linea, ma verrà lasciata un'apertura che, se in futuro si vorrà anche andare in quelle direzioni, si potrà fare. Un risultato importante questo traguardo, cosa rappresenta per voi? È veramente un successo, soprattutto se riusciamo ad ottenere i finanziamenti nel settembre 2019, questo significa che verrà messa a bando nel 2021, quindi facendo dei passi avanti rispetto a quello che ci si immaginava per la nuova linea della metropolitana.